Ci stiamo soffermando sulle zone di degrado della città di Taranto in piena estate e ritorniamo qui a San Vito, a Lido Chiapparo, proprio per farvi vedere la sporcizia, i cumuli di rifiuti che giacciono qui da settimane e settimane e nessuno si degna di rimuoverli. Siamo con un frequentatore della zona, un signore che vuole sfogare la sua rabbia, la sua amarezza per questa situazione. È normale, vedendo che ne spiace è abbastanza bene, no? Però vedendo questo schifo è una vergogna, anche per i bambini, per noi, per tutti, no? Anche per a chi viene, perché è bello, diciamo... Il panorama? Il panorama è bello. Ci vuole un po' di pulizia, anche diciamo i cani che ci stanno, sono parecchi cani randagi, si possono anche togliere. Noi rispettiamo gli animali, ma chiaramente gli animali devono essere, la situazione curati, degli animali va sistemata, vanno curati. Oltretutto, a causa di questi rifiuti, i cani cosa fanno? Vanno a mordere i sacchetti e tutti i rifiuti fuoriescono. A parte questo, anche, diciamo, anche per loro, no? Che stanno anche bene, vengono curati. Perché ne diamo noi da mangiare? Perché signore, questi rifiuti da quanto tempo non vengono rimossi? Sono parecchi mesi. Mesi addirittura. Mesi addirittura. E certe volte ne togliamo noi. Si sente anche un odore davvero cattivo. Cattivo, come? Si sente odori di tutti i tipi. Quindi cosa dice al sindaco? Cosa si sente di venire a punire perché è uno schifo, ma più per lui però. Ma anche per noi stessi. Per noi, anche per lui, no? A chi viene la gente che per me è uno turista, tanti di quelle persone che vengono, che si dia da fare a punire, non è che dobbiamo aspettare 6-7 anni. Signori, lo sportello del cittadino dà voce ai cittadini. Sindaco, si svegli!